siamo in una mezza recensione, mezza story time, mezza spiegazione, quindi un mix di varie cose, perché abbiamo qui un passeggino gemellare. Ma prima di tutto lasciate che vi dia qualche spiegazione. Questo esattamente è il passeggino gemellare che avete visto nel video in cui gli siamo andati con appunto questo mega bolide con Liam e il piccolo Gabriel insieme al parco. Quindi se non avete visto quel video ve lo lascio qua sopra nelle schede perché ci siamo divertiti davvero tantissimo ed era la nostra prima uscita, quindi anche il primo test con questo modello di passeggino che se non avete letto dal titolo è il modello Ovo Twin di Brevi per due bambini di diverse età, infatti parte dall'età 0 fino ai 15 kg se non sbaglio. Perciò, perché ho deciso di acquistare questo passeggino? Allora, devo premettere che questo non è un passeggino nuovo, nel senso che l'ho acquistato su internet usato ha davvero un prezzo bassissimo rispetto a quello originale, perché quello originale si aggira intorno ai 1000 euro, mentre io l'ho pagato molto meno rispetto anche al passeggino Fappa Vedretti, il trio, anche di quel video in cui ho recensito ogni minimo dettaglio, ve lo lascio qua sopra nelle schede, quindi se non l'avete già visto e siete curiosi di vedere l'altro mio modello di passeggino, guardate quel video, insomma. Quindi l'ho pagato davvero poco, ma quando è arrivato era in condizioni pessime, davvero tremendo. Se ho ancora qualche video ve lo lascio qua, perché era davvero sporchissimo, aveva briciole, macchie, cose orrende ovunque davvero. Quindi ci siamo messi davvero d'impegno e l'abbiamo smontato tutto, abbiamo pulito ogni singola parte con disinfettante varie volte e abbiamo pulito anche letteralmente tutte le imbottiture. Ho questo passeggino da circa un paio di mesi, ma devo dire che l'ho provato una sola volta, in realtà due, perché chi ha visto il mio post qui su YouTube sa che il video in cui siamo andati al parco con questo passeggino l'ho dovuto registrare due volte perché il primo mi si era cancellato. Quindi questo passeggino ha davvero tantissime combinazioni, ve le farò vedere brevemente tutte, cioè o meglio, non tutte, credo. Non lo so, vediamo quanto tempo mi chiede perché vi faccio vedere il foglietto. Queste sono tutte le combinazioni possibili. Quindi abbiamo ovviamente due oretti, due cullette e due passeggini, quindi per i bimbi più grandi. E queste sono tutte le combinazioni possibili. Come vedete sono davvero tante, quindi anche in base a questo fatemi sapere nei commenti subito qua sotto, perché sono curiosissima e leggo sempre tutti, quali video vorreste vedere, con quali reborn, con quali combinazioni. Io in particolare preferisco le cose fronte mamma perché sono più visibili. Ma non si sa mai, vedremo nel futuro, insomma. Perciò sono davvero davvero felice di aver fatto questo acquisto, perché è costato poco, ma è stato un buon acquisto. Insomma, adesso siamo pronti a grandissime avventure, quindi mi raccomando, andate qui sotto nei commenti a scrivermi qualcosa. Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo due navicelle, due ovetti e due passeggini. E poi abbiamo anche le capottine, quindi le parti che coprono sia le navicelle che il passeggino. Questa invece è per la parte del passeggino, quindi i bimbi più grandi. Ovviamente ancora questi non li ho utilizzati, anche perché adesso è febbraio, quindi fa freddo, ma tendenzialmente usciamo quando non fa freddissimo. Quindi mettere queste cose per ora è ancora troppo caldo, e andando avanti ovviamente farà ancora più caldo, però ovviamente li metterò perché abbiamo questo mega bolide e lo utilizzeremo in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. Vi mostro quindi quelle che a me piacciono di più personalmente per montare gli ovetti. Quindi iniziamo dagli ovetti. Dobbiamo mettere questo pezzo esattamente qua, dopo vi mostro meglio, e agganciarlo. Vediamo se non mi aggancio io qua. E agganciamo. E ovviamente lo attacchiamo. Cerchiamo come sempre le nostre guide. Una di qua. Ecco, sì, un lato negativo, ma che era da tenere in conto, è che questo passeggino, essendo davvero grande e ingombrante, si fa un po' fatica a centrare le cose o a arrivare alle cose. Forse dovrei andare dall'altra parte. Ed eccoci qui. E voilà. Ecco qui tutti e due gli ovetti montati. Allora, in questo video più che mostrarvi tutti i passaggi, tutti i bottoni, vi darò la mia esperienza che sì, non è durata moltissimo, ma che comunque può servire.
Avendo due passeggi, due uretti, è davvero divertentissimo, perché sono alla stessa altezza. Questo significa che nonostante io abbia davanti solo un bambino, vedo anche perfettamente quello dietro. Questi oretti, secondo il mio parere, sono davvero, davvero ottimi. Confrontandoli con quello del Foppa Belletti, secondo me sono davvero di qualità migliore. Sono avvolgenti, più grandi, unica pecca. Cioè, non coprono più di tanto, ecco, vi mostro anche questo. Non coprono davvero molto, quindi la cosa che faccio sempre io è tirare su questa parte e mettere una copertina che possa coprire meglio i due bambini. Quindi, ovetti davvero meravigliosi, sono perfetti, sono avvolgenti, hanno ovviamente il riduttore, quindi perfetti. Vi faccio vedere più da vicino gli ovetti. Ovetto numero 1 e ovetto numero 2. Vedete, io nonostante abbia davanti solo un bimbo, alzo un po' la testa e vedo anche il secondo. Quindi ottimo per questo. Le imbottiture sono fantastiche, nonostante il passeggino sia usato e sia stato lavato. Quindi da nuovo è davvero incredibile questo passeggino. In realtà mi sono anche accorta che il foglietto che vi ho fatto vedere prima non era completo. Queste sono le istruzioni. Queste sono le istruzioni, guardate un po', queste sono tutte le combinazioni possibili e queste sono quelle che non si possono fare. Davvero incredibile, sono tantissime e infatti questa è quella che stiamo facendo adesso. Quindi la parte dell'ovetto non può essere messa al contrario, quindi che guarda la strada. Ora vi faccio vedere una navicella o entrambe, facciamo che ve le faccio vedere entrambe montate. Montiamo la prima, volendo alziamo anche la capoccia, e per la seconda, quindi quella più vicina alla mamma, servono questi due pezzi supplementari che vengono ovviamente inclusi nella parte della navicella, e andiamo a metterli da questa parte, dobbiamo incastrare nella parte normale del dove andrebbero le cose, quindi. E poi mettiamo questo gancio, così. Prendiamo anche l'altro e facciamo lo stesso dall'altra parte. E voilà! E così qui. Ovviamente ancora ho utilizzato questa modalità, quindi con due navicelle, ho utilizzato solo ovetto e passeggino, però non vedo davvero l'ora di utilizzarla, anche se devo dirvi che se con gli ovetti riesco a vedere il bambino lì dietro, con le navicelle davvero no, anche tirando giù la capote, io il bambino lì dietro non lo riesco a vedere, quindi quello rimane un po' nascosto. Ecco più da vicino. Ed ecco quello che vi dicevo, anche con la capote giù il bambino non si vede. Ed ecco infine l'ultima modalità che vi mostro, quindi quella con i due passeggini che si guardano. Devo dirvi tra l'altro che manca la parte sotto, quindi quella della sacca porta oggetti, che ho ma l'ho staccata perché dopo averla lavata si è un po' rotta, quindi dobbiamo ancora cucirla del tutto. Ma poi comunque avendola qua sotto i bambini anche facendo cadere delle cose non succede nulla perché finiscono nulla. Quindi tiriamo anche la capoccia. Queste devo dire che sono delle ottime capote perché hanno il meccanismo a scatto, quindi non si perdono come ad esempio succede nel passeggino della Foppa Belletti, rimangono dove vengono messe. E coprono anche abbastanza, nel senso che in caso di troppa gente o troppo sole, una copertina anche piccolissima qua sopra copre totalmente i bambini, ma comunque ci sono qui le finestrelle che permettono al bambino di guardare fuori. In linea generale, quindi, questo passeggino devo dire che è davvero, davvero maneggevole, non è neanche troppo pesante, quindi perfetto. Gli abbinamenti sono davvero ottimi perché questi passeggini possono essere messi tutti e due fronte mamma, messi così, o tutti e due fronte strada, quindi è davvero ottimo. Si possono
posso anche reclinare. Questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. Ma solo questa si può reclinare in tre posizioni, quella solo nella seconda, nella prima e nella seconda. Questo è il massimo. Quindi, tirando le somme, direi che questo passeggino è ottimo per i materiali, per in quanto ottimamente maneggevole, per le combinazioni che sono davvero tante, e per altri piccoli dettagli che ovviamente non sto qui a mostrarvi perché sono tutti mostrati nei vari video dedicati dalle aziende. Quindi questo per me era più un video spiegazione relativamente al video che avete visto del passeggino gemellare al parco con Liam e Gabriel, e anche come un annuncio per i video futuri. Quindi, se l'avete già fatto, scrivetemi qua sotto tutti i video che vorreste vedere, con quale barre, con quali abbinamenti e anche dove. Perciò direi che da passeggino gemellare, collezionista di bambole e passeggini è tutto. Ci vediamo al prossimo video e ricordatevi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Quindi un bacio e ciao a tutti!